L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi, non perdere la speranza! Vuoi arrenderti proprio ora? No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death's Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Il simbolo della Death's Head ti ricorda qualcosa? Qualsiasi cosa, anche insignificante. Questo settore, cioè il mercato, copre ogni genere di fetish. Ha un sacco di diramazioni, ma gli studi di XBD cambiano in continuazione. Il che li rende più difficili da trovare e arrestare. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro Virtu. Sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Tutti si lasciano dietro delle tracce. Si tratta solo di sapere dove cercare. Fortunatamente per me, ho al mio fianco la miglior specialista di BD della città. Un paio di occhi esperti in più. Beh, la tua specialista di BD ha un'idea migliore. Piaceri di Night City, un dominio con un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile. Fammi pensare un attimo. La Darknet è la nostra pista migliore. Atteniamoci al piano. D'accordo. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Ti aspetto al furgone. Ara, stechine. Dei ragazzini con documenti falsi che hanno cercato di entrare così, facendo finta di niente. Gli ha detto di alzare i tacchi, ma erano ostinati. Sono andati sul retro. Porca puttana! Vedi che erano quelli alla parte? Direi di sì. Solo che, dopo essere entrati, uno di loro vede sua mamma. Lei alla famiglia aveva detto di lavorare in un hotel. Brutta storia, eh? Sto cercando qualcosa di grezzo. Torno un'altra volta. Ci conto. E tu? Compri qualcosa o resti lì impalata come uno sbirro sotto copertura? Sto cercando delle BD. Particolari. Particolari? Che sei, uno sbirro? Se fossi uno sbirro, saresti già in manette per quello che hai venduto al cliente prima di me. D'accordo, d'accordo. La prudenza non è mai troppa. Cosa vuoi?
Dammi il meglio che hai. Qualcosa della DevSed. Non ti facevo un'intenditrice. Ma un DevSed ti costerà. Che ne dici di uno sconto per una nuova cliente? Faccio sconti solo ai clienti abituali. Se non hai soldi, sparisci. Hai niente che potrebbe interessarmi? È stato un piacere fare affari con te. Salta su. Preparo il sistema. Tu allacciati bene il... Guarderai mentre lo monto in tempo reale. Ehi, Vi. Quando vuoi sono pronta. Voglio che mi descrivi quello che vedi. Magari mi sono persa qualcosa. La modalità modifica è pronta. Scava pure quanto vuoi. Ordinata di recente. Povero coglione. Sulla tuta c'è il logo della Electric Corp. Box normale. Decker, logo Tanaka & Rogers. Sinonimo di spazzatura. Aroma di caffè sintetico da 4 soldi. È pure freddo. Bucky Slice. Una scab. Chi l'avrebbe mai detto che quando non fanno a pezzi la gente girano il caffè? Ok. Dobbiamo cercare una centrale della Electric Corp vicino a un Bucky Slice. Lei sì, avete. Significa che qualcuno ordina regolarmente da Bucky Slice. E non lo fa per il sapore e l'ingrediente. Quella pizza sta tipo di spirò. Nessuno attraverserebbe la città per ordinare. Ci siamo. La vecchia centrale della Electric Corp a Charter Hill. Dovrò accontentarmi per ora. Non c'è altro in questo video. Non perdiamo tempo. Per forza. Vieni con me. Su, andiamo. D'accordo. Lo slogan della campagna, la forza è nell'unità, comunica chiaramente il desiderio della presidente di, cito, puntare all'unificazione su qualunque fronte. Non riesco a togliermi dalla testa il virtù che abbiamo visto con la falena della DevSed. Se registrano soltanto Snuff, allora... Smettila. Dovrebbero essere dei completi idioti per sprecarla per uno Snuff. Che vuoi dire? Parliamo di una che non solo ha un talento naturale in quello che fa, ma che ha anche un impianto da doll. Voglio dire, non è qualcosa che si trova tutti i giorni. Può interpretare le attività cerebrali dell'utente, così da produrre l'oggetto visualizzato nella sua mente.
parte, progettata in collaborazione con il gigante svizzero Moore Technologies, verrà messa in commercio a partire dai primi mesi del prossimo anno. L'Australia sta per dire addio all'ultimo koala che vive in libertà, chiamato affettuosamente Omega. Sebbene tecnicamente selvatico e stanziato nei sobborghi di Sydney, il marsupiale veniva nutrito ogni giorno dall'amministrazione con 5 kg di foglie d'eucalipto e acqua fresca provenienti dai giardini botanici municipali. Qualche anno fa, Omega era stato al centro dell'attenzione quando gli abitanti di Sydney avevano organizzato una protesta in risposta alla prevista eutanasia dell'ultimo tenero orsacchiotto vivente da parte del Dipartimento di Controllo Malattie di Blue Mountain. E per oggi dal mondo è tutto. Grazie di aver scelto N54 News. Eccoci qui. Vogliamo entrare? Cerca un accesso. Io resto indietro a scansire la sottorete per vedere se trovo le planimetrie del complesso. Appena scopro qualcosa ti raggiungo. Fino ad allora teniamoci in contatto. Non sarà una passeggiata. E? Se mi stai dicendo di non entrare, lascia perdere. D'accordo, vado.
Sparisci! Provaci, testa di cazzo! Sei morta! Ho sentito degli spari, tutto bene? Sono qui, non ho tempo per giocare a nascondino! Le planimetrie, arrivo subito. Trova il modo di scendere ai livelli inferiori. Ho trovato un accesso. Mi vedi? Sì, arrivo subito. Aspettami. Via, aspetta. Ci sono quasi. Ci sono. Dobbiamo raggiungere il livello meno 2. Sarà lì che la tengono. Hai sentito? Non abbiamo abbastanza. La partita di oggi. Tranquilla, raggiungiamo del tempo. RTL e il peso sono lo stesso. RTL. Eritritolo. Sei come una caramella per bimbi adulti. Questo RTL non farà schiumare la gente dalla bocca, vero? Perché altrimenti finiamo fuori dal giro. Senti, Aide. La propilmetionina ti spalla così tanto che persino gli animals si cagherebbero addosso. Quella maglietta. Credi che un po' di zucchero sintetico faccia la di... È di Evelyn. Senza dubbio.
Occhio, hanno sentito qualcosa. Stendili in fretta. No! Che diavolo succede? Questione di principio. Andando tutto a puttana! Andando tutto a puttana! Procedi.
Manette, un classico, non sbagli mai. Solo che queste sono di acciaio solido, non di plastica softcore. Chi arriva qui sperando di diventare una star non ha alcuna garanzia di uscirne. Credo sia una sala manutenzione. Vediamo cosa posso fare. Cos'è che non ti piace? Che nessuno viene a controllarci e possiamo rilassarci tutto il giorno? Che non dobbiamo stare in piedi là fuori sotto la pioggia? Sì, davvero una merda. No, odio il fatto che qui sono tutti stupidi come pigne. Ehi, la porta! C'è sempre qualcosa. Ha 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 ha!
Chiamate la cavalleria! Smettila con questi giochetti del cazzo! Dove sei? Vicina allo studio, credo. Trovato qualcosa di utile? Ho sbloccato l'ascensore. Ci aiuterà a uscire da qui. Non scherzi affatto, eh? Aspettami un attimo. D'accordo, ci sono. Ti aiuto. Evelyn, non toccarla. Si sta registrando, mi friggerà il cervello. Aspetta che le disconnette il link. Afferralo e dimmi quando stai per staccarlo. Interromperò il collegamento allo stesso momento. Che ne pensi? Che cosa faccio adesso? Quello che siamo venuti a fare. Scopri la verità. Chiediglielo. O è un'attrice migliore di quanto pensiamo? D'accordo. Facciamolo. Ok. Ci siamo. Pronti? E... ora! Grazie a Dio. Evelyn, mi senti? Possiamo spostarla. Non rischia emorragie cerebrali o danni alla spina dorsale. Sembra che non abbia ferite. Non abbiamo scelta. Cosa le succede? Sinceramente, non lo so. Deve essere seriamente traumatizzata. Portiamola al sicuro. Sì, è in fretta. Da che parte? Sono riuscita a chiudere le porte e attivare gli ascensori. E ascensore sia. Dai, è così difficile. Per favore, solo una. Per me. Fumare è da sbruffoni. E poi puzza. Di pure quel cazzo che vuoi. Basta che la accendi. No. Cazzo, i non fumatori sono il peggio del peggio. La mia solita fortuna. Entriamo? Lasciamole un paio di minuti. Hai visto com'era triste. Se fosse dipeso da me, le avrei gettato un secchio d'acqua in faccia in quello studio e gliel'avrei chiesto lì. Ma non dipende da te, no? Andiamo. Merda!